Le risorse per la ricostruzione dell'Aquila ammontano a 2 miliardi e mezzo di euro già previsti dal precedente governo. Di questi, 250 milioni sono disponibili da appena 48 ore per la ricostruzione degli edifici privati. A questi si aggiungono 447 milioni già impegnati che devono essere ancora sbloccati. Poi ci sono i fondi INAIL per quasi 900 milioni di euro. In tutto si tratta di 3 miliardi e 400 milioni di euro freschi per la ricostruzione. Lo ha detto il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca nel corso della conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi, con la quale si ridisegna ufficialmente il nuovo assetto della governance. Nominati infatti due nuovi coordinatori dei due uffici speciali che dal 1 gennaio 2013 si occuperanno della ricostruzione. Si tratta in pratica di due nuovi commissari nelle figure di Paolo Aielli, ex amministratore delegato di Selex Finmeccanica, che prenderà la guida dei processi di ricostruzione del Comune dell'Aquila, e Paolo Esposito, che è stato capo dell'ufficio risorse umane presso l'azienda farmaceutica Sanofi Aventis e che si occuperà dei comuni del cratere. Altra novità interessante vede la nomina di un nuovo commissario in carica fino al 31 dicembre del 2012, che prende il posto di Chiodi. Si tratta dell'ingegner Aldo Mancurti, che si occuperà del passaggio dei poteri agli enti locali e delle questioni che per oltre 2 mesi hanno di fatto decretato il blocco dei lavori. La ricerca dei candidati è stata affidata a una società, la AMROP, che è qui rappresentata dal suo amministratore delegato per l'Italia, Vito Gioia, e dalla collega Antonia Severino, che è qui con noi e che abbiamo visto spesso, e ne approfitto per ringraziarvi in maniera non formale, molto forte, per la dedizione che avete messo al di là di ogni cosa, una dedizione che è tanto forte da non avere chiesto per questa attività alcuna corresponsione. Quindi è stata fatta, come si dice, pro bono, e di questo sono veramente lieto. Loro hanno contattato manager di imprese italiane e multinazionali e hanno scrutinato ed esaminato tutti i curriculum che sono pervenuti da ogni fonte e in ogni modo sulla base dell'avviso pubblico che abbiamo messo il 31. La scelta finale è stata quindi, come era previsto, condivisa prima a livello di ministro con il mio gabinetto e quindi con i sindaci interessati, rispettivamente con il sindaco dell'Aquila e con i sindaci delle 8 ramagene e a loro volta loro con tutti i sindaci e con i 56 sindaci. Tra le novità, l'uscita di due nuovi decreti, il primo per fare chiarezza su tutti i rapporti derivanti dai contratti stipulati dalle strutture commissariali. Nel provvedimento il servizio di mobilità e trasporto extraurbano gratuito per gli studenti universitari per l'anno 2012-2013 e anche la prosecuzione delle attività di ripristino degli edifici scolastici. Il secondo decreto, invece, nomina il soggetto titolare della gestione stralcio. Si tratta appunto di Aldo Mancurti, capo dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali. Soddisfatto il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, presente alla conferenza stampa romana, secondo il quale entro il 2013 i centri storici del cratere saranno tutti un cantiere. Il ministro ha riferito molto rapidamente dei due DPCM che sono decisivi. Perché, come dico da un po' di tempo, sono alcuni mesi che noi siamo come in un quadro di Chagall, che è meraviglioso, ma con queste anime sperse e sospese in l'aria. Noi veniamo da 4 mesi di stallo completo, per cui adesso dobbiamo recuperare il tempo perduto e partire con assoluta rapidità, sia perché voglio segnalare c'è un allarme che sta diventando un allarme sociale per il mancato pagamento del contributo autonomo e sistemazione, sia perché si sta creando un clima di definitivo crollo dell'aspettativa e di profonda sfiducia, perché questi mesi di blocco totale, anche perché io ricordo che prima di andare via il 31 di agosto il commissario Chiodi di fatto era entrato in una sorta di sciopero bianco che da un punto di vista forse psicologico si può anche spiegare, per cui noi non abbiamo fatto più nulla, diciamo, dal mese di aprile-maggio, c'è stata una sospensione totale. Quindi ben venga questo DPCM. Io voglio segnalare con molto piacere e ringraziare Aldo Mancurti per aver accolto questa richiesta pressante di farsi carico di
recuperare il tempo perduto facendo semplicemente una cosa, dando la possibilità ai comuni, ai soggetti attuatori che stanno lì a mordere il freno da mesi e mesi, di poter partire immediatamente. Ripeto. Insoddisfatto invece tra gli altri il sindaco di Villa Sant'Angelo Pierluigi Biondi, che esprime disappunto sulla nomina dei due nuovi commissari scelti, dice, dal governo tecnico Monti Barca, al costo di 400.000 euro annui l'uno.